Se da noi la grigliata è una cosa da sagra di paese o da pomeriggio di Ferragosto, in Giappone la si prende abbastanza sul serio, visto che alcuni tipi di carne sono un po' come la frutta, cari come il fuoco. Nello spirito di ciò, oggi Seba si papperà la yakiniku, ovvero la carne alla griglia, ma tranquilli, non la griglia lui, quindi nessun rischio di intossicazione o di carbonizzazione del cibo. Oggi andiamo a mangiare al Yakiniku Bari. Guardate questo ristorantino dove si mangerà la carne. E abbiamo preso gyutang, che sarebbe la carne di mucca. Però invece di fare barbecue o quindi yakiniku, abbiamo deciso di prendere questo roast beef don. Dovrebbe essere la carne sopra il riso. Ogni volta che leggete questo kanji di don, vuol dire che è sempre qualcosa che è messo sopra il riso. Quindi vabbè, speriamo che sia buono. Sono 150 grammi di carne di mucca. Ecco qui che è arrivata la nostra barbecue al tavolo, con anche la nostra cappa per il fumo. E adesso, con questo utensile, mettiamo su la nostra carne. Questa è di lingua. Può mettere il sale o la shoyu. E inoltre potete anche mettere il limone, per darle un sapore più buono. Guardate questo don, che aspetto simpatico. Sembra tipo un piccolo Fujisan di carne. Guardate quanta ce n'è, 150 grammi. La potete mettere un po' nella salsa e mangiatevela. Davvero buona. E poi sotto c'è il riso, come vi dicevo, vedete? Io intanto finisco di papparmi allora tutto questo ben di Dio e ci vediamo domani alle 2 con un nuovo video. Mi raccomando, non mancate. Ciao! Gishi, che è questo ristorante specializzato in lingua di mucca, e siamo davanti praticamente proprio a mangiare qua le bontà che ci stanno dando. Allora, vediamo che cosa c'è da ordinare. Mi prendo il menù, vi consiglio di provarlo, che vedete, questa è la gyutang, che sarebbe la lingua, e a me la lingua in Trentino non mi piace come la fanno, ma come la fanno qui è buonissima. Però oggi non ho tanta voglia di carne di ovino, di gyu, ma voglia di pollo, quindi mi sa che prenderò questo, il juicy pollo. Vabbè, prendo questo col tororo che mi piace. Il tororo sarebbe questo qua. Questa cosa un po' tipo che sembra una leccata, ma è buonissima. Eccolo qua, il mio pollo. Questo è il tororo. La potete mettere sul riso, a me piace sul riso. È buona anche da sola comunque. E poi ho preso un altro pollo perché ho proprio voglia di pollo oggi. Carino che cosa ho trovato qua, la Negishi Arbaito Monogatari, che sarebbe la fiaba del lavoro part-time nel Negishi. Però è una cosa simpatica, praticamente questa specie di che ti dice vorrete lavorare con noi, e praticamente questa specie di manga super carino, vedi? E che qua racconta la storia di questa tipa che ha visto la cameriera che era super gentile, ha detto lo voglio fare anch'io, allora è diventata una Negishi, anche lei si è andata a lavorare nel Negishi. E qua praticamente ti dice che praticamente se lavori qua, vedete questa ragazza ha migliorato la sua omotenashi skills, che sarebbe la sua abilità per essere ospitale, vedete, ha imparato questo lavorando a Negishi. E poi invece questo maschio che invece ha imparato gli yarigai, no chikara, che praticamente non è che c'è una vera traduzione, però è quando, vedete, presente, finisci di lavorare, quando hai fatto un lavoro e hai finito di lavorare stai bene, no? Ti senti, oh, ce l'ho fatta, quindi è un po' quell'abilità là lui ha imparato. Comunque è simpatica sta cosa, comunque a lavorare qua vi daranno 10 euro all'ora, e poi a seconda se siete tipo minorenni ve ne danno un po' meno. Poi se lavorate dopo le 10 ve ne danno ben 12, quindi non è un lavoro sottopagato, Vabbè, se volete lavorare nei Gishi, quindi potete fare domanda, però dovete sapere il giapponese. Noi ci vediamo domani alle 2 con un nuovo video. Spero che questo video vi faccia vedere il barbecue nei Gishi e vi sia piaciuto. Ciao, a domani!